A me già viene da ridere perché anche quest'anno, anche oggi, siamo arrivati ad un momento storico, un momento che segna ogni anno il mio canale. Perché? Perché questo è il format in cui mi insultate di più, sostanzialmente. Quello in cui vado a pronosticare la classifica finale della Serie A, di questa stagione, e prontamente non ci prendo mai, ma neanche per sbaglio. E quindi voi, che siete Nostradamus più di me, giustamente nei commenti mi mettete di peste di crud. Si diceva così? No, non credo. Comunque, vabbè, avete capito il senso. Ma sempre nei commenti un qualcosa che potete fare di meraviglioso, voi che siete Nostradamus, è scrivermi la vostra classifica. Quindi fate un pronostico, lo stesso che farò io in questo video, dicendomi appunto in ordine chi vincerà lo scudetto, chi retrocederà e poi naturalmente le posizioni precise se volete. Detto questo però, partiamo con il video, mettetevi comodi e buon divertimento. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo nuovo video che va un po' a spezzare la Superlega che state vedendo ultimamente, una serie che comunque state supportando e vi ringrazio per questo. Quindi vi ricordo che in settimana poi uscirà un altro episodio e in generale sul canale nelle prossime settimane usciranno altri nuovi video che vi invito a seguire. Quindi se non lo siete ancora iscrivetevi, attivate la campanellina, se vi va potete anche abbonarvi perché ci saranno contenuti esclusivi anche per abbonati. Detto questo però non usciamo fuori tema, rimaniamo nell'ambito che vi ha convinto ad aprire questo video, vale a dire la classifica finale della Serie A 2020-2021. Ogni anno io faccio questo video qui, no? È un format che va avanti da 5 stagioni. Siamo partiti nel 2016-2017 e non ci abbiamo preso. Abbiamo continuato con le altre stagioni e non ci abbiamo preso. In realtà io sono sempre molto autoironico e autocritico in questo, ma è veramente difficile pronosticare una classifica, no? Indovinando tutte le posizioni. Quindi naturalmente c'è stato qualche settimana fa, uscito sul mio canale un video in cui reagivo al pronostico dello scorso anno, della scorsa estate, quindi della scorsa Serie A sostanzialmente. E in realtà è una classifica che non ho toppato più di tanto. Ci sono stati errori grossolani, ma vi suggerisco di godervi il video. Ma è normale che quando io vado, per esempio, a pronosticarvi il Cagliari 14esimo, il Verona 13esimo e il Sassuolo 12esimo e arrivano in ordine diverso, ma comunque bene o male fanno quel campionato lì. Ragazzi, ci ho preso, non si può stare a sottolineare la posizione esatta. Diverso è per Champions League, Europa League, retrocessioni, scudetto, lì naturalmente la posizione ha un peso differente. E quindi, fatto questo lungo preambolo, non vedo l'ora di cominciare a leggervi queste posizioni, ricordandovi, come vi dicevo prima, di scrivermi qui sotto un vostro pronostico e di seguirmi poi anche su Instagram per rimanere più in contatto con me. Sapevate già dell'uscita di questo video proprio per un countdown che vi ho fatto attivare in questi giorni. Sono pronto! Se lo siete anche voi, possiamo partire in ordine ovviamente dal basso verso l'alto, come finisce la Serie A 2021? Te lo dico io, o almeno ci provo. Ogni anno io in zona retrocessione tendo un po' a rischiare. Quest'anno rischio meno per quanto riguarda 20esimo e 19esimo posto, perché in ordine ho messo Spezia e Crotone, che sono due delle tre neopromosse. Andiamo in ordine. La Spezia è una squadra che non conosce la Serie A e quindi mi viene logico andarla a porre in quella posizione lì, no? Perché è un po' il Benevento di 2 stagioni fa, sostanzialmente, anzi di 3 stagioni fa ormai. Al 19esimo posto perché il Crotone, beh, allora, i calabresi in Serie A ci hanno giocato, è vero, ma in questo caso specifico diciamo che le 18 squadre rimanenti, semplicemente ad esclusione, le reputo superiori. Ecco però che la prima vera sorpresa, o comunque la vera prima provocazione della mia classifica, è il Genoa. Al 18esimo posto. Genoa di Maran, arrivato in questa stagione, l'anno scorso molto bene Maran nella prima parte dell'anno al Cagliari, malissimo nella seconda, a tal punto da essere esonerato e sostituito poi in panchina da Zenga. Maran non è male come allenatore, anzi, il problema è che il Genoa nelle ultime stagioni è sempre arrivato ad un passo dalla retrocessione. Lo ha fatto 2 stagioni fa, salvandosi all'ultima giornata, mentre nell'ultima stagione il Grifone si è salvato praticamente a 2 o 3 giornate dalla fine, in una lotta quasi infinita con il Lecce. Quindi è un Genoa che ha bisogno di ripartire, ha bisogno effettivamente di questo cambio in panchina che c'è stato. Bisogna vedere se Maran riuscirà a dare un gioco, un'identità e soprattutto dei risultati, perché poi nel calcio contano quelli, purtroppo. Io lo dico in ogni video di questo tipo, in ogni video, ma in generale nella mia vita ogni volta parlo di calcio. Sono più per una costruzione, un progetto, ma poi la realtà è che non frega nulla a nessuno, almeno in Serie A. Perché, ed è un discorso che ho fatto in altri video e non mi andrò a ripetere,
Se tu non hai risultati in Serie A, vieni esonerato. Il problema qual è? Che spesso ci si lamenta di non avere risultati un po' troppo presto. Non si dà proprio il tempo per lavorare ad un allenatore, no? E quindi speriamo, onestamente me lo auguro per Maran, che il tempo ce l'abbia anche in caso di difficoltà. Ma comunque la mia prima provocazione è il Genoa retrocesso. Usciamo dalla zona retrocessione, al 17° posto ho messo il Benevento, che conosce la Serie A più di quanto non la conoscesse tre stagioni fa, no? Nel 2017-18, quando ha cominciato malissimo, ricordo il primo punto storico in casa contro il Milan con quel gol di Brignoli a tempo scaduto, e so cosa state pensando. L'ha vissuta anche meno del Crotone, quindi tendenzialmente dovrebbe conoscerla meno. Sì, però, perché il BAT c'è sempre, Inzaghi ha dimostrato l'anno scorso di essere l'allenatore giusto per questo Benevento. Conosce lui la Serie A, perché comunque c'è stato, col Bologna non andò bene, col Milan più no che sì nella seconda parte soprattutto, però comunque è un tecnico che la Serie A la conosce. Quindi onestamente credo che i campani si possano salvare, ovviamente non in modo semplice perché restano tra le squadre più deboli di questo campionato. Però vedremo, sono fiducioso. Dal 16° all'11° posto ho messo una carrellata di squadre che ovviamente non dovranno finire per forza in quest'ordine, ma che secondo me più o meno faranno questo tipo di campionato. E sono l'Udinese, che ogni anno, soprattutto negli ultimi anni, fa questo tipo di campionato. Sembra in alcuni momenti della stagione dover quasi retrocedere, crisi nera, poi in altri momenti diventa una squadraccia per chiunque, ma alla fine lo vediamo sempre lì, no? Il Parma al 15° posto, Parma che ha cambiato allenatore perché non c'è più D'Aversa, dentro Liberani, che è retrocesso con il Lecce l'anno scorso, ma che aveva fatto vedere belle cose. Quindi bisognerà capire quanto di Liberani vedremo in questo Parma, perché non sarà semplice per lui, no? C'è stato un cambio in panchina, quindi potrebbe finire al 7° posto, essendo la squadra rivelazione del campionato, ma anche al 15° facendo una stagione abbastanza semplice ed umile. Poi vedremo, naturalmente, non abbiamo la palla di cristallo. 14° posto per il Sassuolo, 13° per la Samp, 12° per il Torino, che in panchina ha un nuovo allenatore di nome Giampaolo, lui che l'anno scorso al Milan ha fallito, ma sapete cosa ne penso della faccenda, no? E l'ho anche detto prima quando ho parlato di tempo mancante agli allenatori per dimostrare. Ecco, lì l'errore secondo me è stato a monte da parte del Milan di andare alla ricerca di quel profilo lì di allenatore. Quindi è un discorso che lascia il tempo che trova. D'altro canto Giampaolo la Samp aveva fatto benissimo, infatti il Milan se l'era guadagnato attraverso proprio gli anni alla Samp, torna in una squadra che più o meno è su quella categoria lì, e quindi secondo me le sue belle soddisfazioni potrà togliersele. Reputo il Torino una delle squadre più ostiche da affrontare per chiunque quest'anno, però ovviamente non si parla di una squadra da Europa League o da Champions League, almeno non ad oggi, e quindi 12° posto. Per chiudere questo rush di posizioni, all'11° ho messo il Cagliari di Eusebio Di Francesco. E il Cagliari sarà la vera scommessa, perché come nel caso del Parma di Liberani, ma qui è tutto più amplificato perché Di Francesco di anni nelle medio-piccole ne ha fatti, al Sassuolo benissimo, ha portato i neroverdi in Europa League addirittura, poi alla Roma, semifinale di Champions, un gioco che però non si è mai realmente visto e quindi reputato quasi un fallimento il suo il secondo anno, esonerato, dentro Ranieri al suo posto, va la Samp di Francesco, fallisce anche lì, dentro ancora Ranieri al suo posto. Ora, vediamo, perché effettivamente al Cagliari si sta costruendo una squadra alla Di Francesco e quindi i presupposti perché lui faccia bene ci sono dal mio punto di vista. Serve tempo, siamo sempre là, quindi se, e io me lo auguro, dovessimo vedere un Di Francesco stile Sassuolo, allora il Cagliari potrà farci divertire e divertirsi, ma a lungo termine. Quindi mi aspetto magari anche un sogno Europa nelle prossime stagioni. Questa qui sarà importante per partire, per cominciare un progetto, chiamiamolo così senza abusare troppo di questo termine, no? Però vedremo quel che succederà. Anche un 11° posto al primo anno non sarebbe male per il Cagliari, che l'anno scorso era partito benissimo con Maran, ma come detto ha rischiato quasi la retrocessione per un frangente della stagione. Dunque, siamo arrivati esattamente a metà della classifica, siamo al 10° posto e io qui ho messo il Verona, che l'anno scorso a memoria ha concluso all'8° posto, tra l'altro io in classifica li avevo pronosticati retrocessi, perdonatemi, tifosi del Verona all'ascolto, però effettivamente quella era la mia sensazione un anno fa, ho sbagliato, può capitare. Quest'anno li pronostico al 10° posto, non sia mai che retrocedono, però vediamo che succede. Io credo di no. Nel senso che comunque il Verona ha fatto veramente bene, è stata la squadra rivelazione per tanti tratti della stagione. L'anno scorso è stata una squadra che non è arrivata in Europa perché ha un po' mollato nel finale, ha perso
quel potenziale scontro diretto, ricordo, con il Napoli, ma resta una squadra pronta, la Serie A, matura e anche discretamente ostica da affrontare. Al nono posto invece ho messo il Bologna di Siniša Mihajlović. L'anno scorso il Bologna l'avevo data retrocessa, ma perché c'era una situazione delicata soprattutto per il tecnico, per Mihajlović, che poi in realtà è rimasto alla guida del club, ha fatto più partite per fortuna e siamo tutti molto contenti in panchina che a casa per il brutto male che ha avuto, lo ha affrontato, lo sta superando e il suo Bologna in campo è stato un po' guerriero, ha rappresentato per gran parte della stagione proprio il suo allenatore. E quindi io credo che in questa stagione si possa anche ambire a qualcosina in più. Mi spiego meglio, le squadre di Mihajlovic sono sempre state fastidiose, però poi per quanto riguarda i risultati, le posizioni in classifica, a fine stagione metà classifica, no? E quindi non credo che il Bologna arriverà in Europa League anche semplicemente perché le prime 8 sono molto più forti, secondo me. Però al tempo stesso al nono posto può arrivarci. E può farlo perché è un grande allenatore in panchina, perché ha tanti giovani che stanno crescendo e ha giocatori esperti che possono affiancare i talenti più inesperti, no? E quindi vediamo un po' che succede, ma nono posto per i rossoblù. Spostiamoci invece dall'Emilia-Romagna in Toscana per l'ottava posizione. Allora, io do fiducia ogni anno alla Fiorentina. L'anno scorso lo feci con Montella e purtroppo mi sbagliai, anche se qualcosa si vide per pochi tratti dell'inizio della stagione. Con Vincenzo Montella in panchina, Fiorentina che giustamente è ancora guidata da Iachini, che ha fatto benissimo nella seconda parte della scorsa stagione e meritava la riconferma. Fiorentina che sta facendo anche un mercato interessante. In uscita si parla sempre di tanti nomi, si parla ancora di Vlahovic, si parla ancora di Chiesa. La realtà è che le uscite sono state poche, è rimasto Ribéry, la squadra si sta comunque rinforzando e quindi vedremo dove potrà arrivare. Una cosa è certa, se non dovesse perdere, il mercato è ancora aperto per pochi giorni, ma comunque se non dovesse perdere tanti dei talenti che aveva già nella scorsa stagione, ovviamente a rigor di logica tutti hanno un anno di esperienza in più. L'anno scorso era una squadra molto giovane, quest'anno resta giovane ma un po' più pronta, no? Anche per ambire a qualcosa di più importante. E ora arriviamo alla settima posizione. Calmi. Allora, l'anno scorso io al settimo posto misi l'Atalanta. Capite, no? Cioè, stavo poco bene. Ma perché misi l'Atalanta? Perché il ragionamento che facciamo tutti, che abbiamo fatto tutti con l'Atalanta in questi anni, è stato: ma ti pare che fanno la stessa stagione di un anno fa? E naturalmente loro hanno fatto sempre meglio. Una squadra che invece secondo me non si ripeterà, perché ha fatto un anno a livelli clamorosamente alti, ma ha dimostrato nel momento in cui c'è stato il lockdown e quindi le tante partite ravvicinate una difficoltà clamorosa. Una squadra che sul mercato non ha investito troppo, alcuni nomi sono arrivati in entrata, modesti almeno sulla carta, e quindi non ha allungato di troppo la rosa. Oltretutto, vi parlo di una squadra che quest'anno giocherà la Champions League dopo tantissime stagioni. E quindi manca un po' di esperienza, ma al tempo stesso si vuole far bene. Di conseguenza, per tutti questi motivi, e avrete già capito di chi stiamo parlando, al settimo posto in questa stagione piazzo la Lazio. E giù di insulti nei commenti, già lo so. Ma la metti lì perché sei romanista. Non c'entra nulla, poi ovviamente potete pensare quello che volete voi. Io credo di dimostrare che quando parlo di calcio in modo oggettivo e imparziale sia realmente oggettivo e imparziale. Ma ovviamente chiunque può pensare ciò che vuole. Io vi ho spiegato perché ho messo la Lazio al settimo posto. E aggiungo anche che poi effettivamente le prime sei, e adesso ve le leggo pian pianino in ordine, sono squadre che si sono rinforzate o che stanno comunque tornando. Sono squadre che potrebbero far peggio della Lazio, ma che secondo me faranno semplicemente meglio. E quindi vi parlo del Napoli, sesto posto. Napoli non ancora, secondo me, è pronto per la Champions League. Però Gattuso può far bene. Ora bisognerà vedere quanto reggerà per l'intera stagione, perché poi l'anno scorso arriva e fa una magia nel post Ancelotti, alza la Coppa Italia, fa ritrovare più o meno un'identità ad una squadra partenopea che si è mossa bene sul mercato. Osimhen nel precampionato sta facendo il fenomeno, non è l'unico. Gli altri giocatori pian pianino stanno conoscendo sempre di più gli schemi del mister e quindi si può far meglio. Però, ripeto, secondo me non ancora delle prime 5. E allora saliamo un po' di più. Andiamo al quinto di posto in classifica. Milan, il Milan di Pioli e di Ibrahimovic, che è nelle prime 5 e non magari in quel settimo posto. Proprio per lo svedese, che è rimasto e che ha dimostrato di spostare gli equilibri in modo pazzesco quando è arrivato a gennaio. Con Ibra il Milan ha giocato meglio,
con Ibra sono cresciuti molti giocatori, con Pioli anche, non sottovalutiamo il buon lavoro dell'allenatore rossonero. Inoltre i rossoneri si sono comportati secondo me anche abbastanza bene sul mercato, si stanno comportando abbastanza bene sul mercato, e quindi se dovessero continuare sull'ottima onda dell'anno scorso, soprattutto nel post lockdown, in questa fase, e non va sottovalutato questo fattore in cui si gioca ancora a porte chiuse, perché poi si è espresso al riguardo il Premier Conte praticamente bocciando almeno ad oggi la riapertura degli stadi, e quindi il Milan ha dimostrato anche con dei giocatori talentuosi ma che magari con il pubblico hanno dimostrato di avere un po' meno personalità, ha dimostrato però la squadra rossonera di poter rendere di più con questo tipo di calcio, e quindi almeno nelle primissime battute della stagione potrà far veramente bene. Adesso però entriamo in zona Champions League, dal quarto al primo posto, quindi Champions di base e poi podio. Al quarto posto ho messo la Roma come l'anno scorso. E l'anno scorso alla fine la Roma è arrivata quinta, ho sbagliato clamorosamente una posizione, ok? Una posizione, e la Roma ha fatto un campionato che io mi aspettavo. Cosa non è andato in quella stagione lì? L'inizio del 2020, l'inizio del nuovo anno in cui ci sono stati molti, troppi passaggi a vuoto, e quindi il quarto posto è diventato praticamente impossibile da raggiungere. Però la Roma era quella che mi aspettavo e non posso che pensare che ci sia un miglioramento quest'anno. Innanzitutto Fonseca ha un anno di esperienza in più in Italia. Riconfermarlo dal mio punto di vista era doveroso, non è mai stato in discussione l'eventuale riconferma di Fonseca. Poi c'è il mercato, la Roma si sta rinforzando bene sul mercato perché non ci sono state troppe uscite, cosa che invece negli anni scorsi eravamo sempre abituati a vedere. È uscito Kolarov direzione Inter tra i big, ma non so quanto ci perderà la Roma effettivamente, perché ora è facile pensare al Kolarov dei bei tempi, alle punizioni del servo e tutto quanto. La realtà è che già l'anno scorso ha sofferto tantissimo, ma veramente tantissimo, soprattutto nella seconda parte di stagione, quando si è passati a 3 dietro e a 5 a centrocampo. A 3 dietro tendenzialmente ci potrebbe anche giocare, ma evidentemente il tecnico non lo vedeva bene lì, quindi io credo che questo privarsi del numero 11 dia più spazio innanzitutto a Calafiori, e poi pian pianino vedremo anche il resto. C'è Spinazzola che a sinistra può giocare, c'è Florenzi che non è ancora uscito, anche se poi si parla di una sua eventuale uscita, ma dovesse rimanere a Roma avrebbe la corsia di destra a sua disposizione, perché secondo me in questa fase della carriera di Florenzi giocare a 5 a centrocampo è il ruolo migliore. La Roma si sta costruendo, la Roma può essere una delle pretendenti quantomeno al quarto posto. Non azzardo di più perché il podio è pressoché quello dell'anno scorso. Atalanta al terzo posto, Juventus al secondo, e c'è chi mi ucciderà nei commenti, Inter al primo. E mi spiego anche qui, ma in realtà c'è poco da spiegare. L'Atalanta, a meno che non faccia quello che in tantissimi abbiamo pronosticato nelle scorse stagioni, e quindi semplicemente non riconfermare la positivissima stagione passata, ad oggi resta una squadra pericolosissima e che quindi può tranquillamente arrivare al terzo posto. La Juventus ha cambiato. La Juventus ha rischiato, sta rischiando, perché in panchina non c'è più Sarri, ma c'è Pirlo. Io non avrei esonerato Sarri, non l'avrei fatto perché, francamente, prendere Sarri l'anno scorso e dargli soltanto un anno di tempo senza costruirgli una squadra è una barzelletta. Se non fosse successo realmente e ne avessimo soltanto discusso, sarebbe una barzelletta, ma la realtà è che è andata esattamente così. Poi i motivi sono svariati, sono interni alla società Juventus e quindi noi possiamo esporci relativamente. Si investe su Pirlo, si investe su un allenatore che non ha mai allenato, ma che comunque sia il calcio lo conosce bene e quindi ha tutte le possibilità di far bene. Ora bisognerà capire quanto potrà far bene, perché la rivale, quella dipinta da tutti come la rivale già l'anno scorso, e quindi l'Inter di Antonio Conte, è arrivata al primo anno con Antonio Conte in panchina, seconda e in finale di Europa League. Tra tante critiche, tra l'altro, un qualcosa che io non mi spiego, perché non aver alzato un trofeo non può essere motivo di fallimento, no? Soprattutto al primo anno di quello che ogni volta si vuole chiamare progetto, ma che poi progetto evidentemente non è. Fatto sta che si è lamentato in primis Conte. Le risposte dalla società le sta avendo, perché stanno entrando tanti buoni giocatori, si parla ancora di Vidal, che secondo me entro la fine del mercato sarà nell'azzurro, e quindi di conseguenza l'Inter parte un gradino sopra in questa stagione. Se l'anno scorso per esperienza e per continuità non partiva un gradino sopra, non poteva, quest'anno secondo me lo fa.
anche se la Juventus sulla carta resta più forte, questo è indubbio. Ma la Juve deve ricominciare un qualcosa, l'Inter continuare. E quindi, secondo me, il sorpasso proprio in questa stagione potrà esserci. Non è sicuro, per carità, ma poi alla fine non dimentichiamoci che sarà il campo a dire la sua. Detto questo, signori, il telefono lo posiamo perché la classifica è conclusa e la state vedendo. Eccola qui, questo è il mio pronostico per la stagione 2020-2021. Tutte le posizioni, dal primo al ventesimo, dal ventesimo al primo posto. Fatemi sapere quante secondo voi ne azzeccherò. E soprattutto fatemi sapere qui sotto nei commenti, come vi dicevo a inizio video, la vostra classifica, il vostro pronostico. Prima di insultare me, ovviamente mettetevi in gioco anche voi. È facile non esprimersi e poi criticare. Fatelo anche voi, è un bel giochino, alla fine nessuno di noi ha la palla di cristallo, ma tutti abbiamo delle idee, delle analisi, e quindi semplicemente fatemi la vostra analisi nei commenti. Detto questo, fatemi sapere se il video vi è piaciuto con un bel like, supportate il canale con un commento, anzi a proposito di commento, se siete arrivati a questo punto del video, commentate con hashtag pronostico, che credo sia un po' anche logico in questo video qua. Detto questo, vi dicevo, iscrivetevi se non lo siete ancora, attivate la campanellina per restare sempre aggiornati sull'uscita dei video, seguitemi su Instagram per restare più in contatto con me, seguire anche quella che può essere la mia vita privata, no, perché non pubblico tutto, però va bene, cioè altrimenti non sarebbe privato ma pubblico, e quindi di conseguenza forse è meglio chiudere il video, perché sto parlando evidentemente troppo a bambera, non so più che dire ma non riesco a fermarmi. Vi mando un bacione, never give up, e bella regà, buona Serie A a tutti, ciao.